Ciao amici di Luce e Natura, quest'oggi vi voglio spiegare come utilizzare questo attrezzo. Questa è una trivella a mano, di quelle proprio diciamo economiche. Se avete la necessità di utilizzarla per effettuare un buco, vi dico subito che se dovete fare tanti buchi ci sono le trivelle a scoppio e magari in futuro ne testiamo qualcuna, perché no? Però adesso voglio spiegarvi la tecnica per effettuare un buco con una trivella a mano senza stancarsi. Amici, una trivella a mano può sembrare un oggetto semplice, però normalmente noi lo utilizzeremo in un modo in cui ci rompiamo la schiena. Ognuno di noi che cosa farebbe? Si metterebbe a scavare, quindi a girare con la trivella, facendola entrare nel terreno, applicando una certa forza, ed ecco che la trivella scende. Ok? Però poi quando la vogliamo tirare su, la trivella non esce. Invece, grazie alla mia tecnica, vi spiego come possiamo trivellare senza stancarci. Quindi vedete, qua ci serve una grande forza. Quindi adesso torniamo indietro e vi dico come si può fare. Dobbiamo spingere mezzo giro e poi girare a vuoto. Due giri a vuoto. Spingere altro mezzo giro e poi girare a vuoto. È chiaro? Spingere altro mezzo giro, perché noi ogni volta che spingiamo la trivella entra dentro. Quando giriamo a vuoto spacca tutta la terra. Quindi girando a vuoto stiamo frantumando la terra. Adesso spingiamo altro mezzo giro e poi giriamo a vuoto. Spingiamo un altro mezzo giro e poi giriamo a vuoto. Così facendo noi riusciamo a far entrare la trivella senza distruggerci. Giriamo un po' a vuoto e adesso, vedete, riusciamo a togliere la terra. Stessa cosa, giriamo a vuoto, poi spingiamo mezzo giro e poi giriamo a vuoto. Spingiamo mezzo giro e poi giriamo a vuoto. Spingiamo mezzo giro. Ecco qua. Basterà veramente una lieve pressione.